Siete sommersi dalla terra. Sì, questa era la finestra che dava sulla strada, va bene? Al momento che ha cominciato a venire giù sassi, si è rotto il vetro e ha cominciato a defluire acqua e terra. È arrivata qui a un certo punto al livello di 1,5 metri tranquillamente. E meno male che si è rotto la porta dell'ingresso e l'acqua ha cominciato a defluire, perché se no veniva tutto sommerso. Sua figlia era in casa? Era in casa, era il primo piano e aveva paura, tanta paura, che è dovuta andare nell'ultimo palazzina, perché qui picchiava sassi, e aveva paura che crollasse tutto. Cosa potrebbe essere successo? Non lo sappiamo, sinceramente non... Pensano, tutti dicono che non è stato pulito per bene l'argine, che è stato lasciato incolto, ossia tagliato, è stato tagliato tutto, pulito l'argine, però è stato lasciato tutto lì. E al momento che è arrivato tutta questa piena, ha fatto questi danni. Questa è una delle entrate di casa di mia nonna, poi io qua ho l'accesso per andare in casa, a casa mia di mio babbo. E nulla, venerdì, cioè giovedì sera, ma venerdì quando siamo arrivati i sassi più o meno arrivavano al pari della finestra, l'acqua scorreva sopra, ci scorreva tutta quanta dall'altra parte e tutta dentro in casa. E nulla, abbiamo scavato per 4 giorni fino a lunedì per cercare di liberare e abbassare il più possibile il torrente per evitare che l'acqua continuasse a entrare in casa. Il problema qua è stato che da su dai monti è venuta giù una quantità d'acqua incredibile. Non c'è stato fatto pulizia nel torrente, agli argini e tutto. Man mano faceva sempre più effetto diga, effetto diga, effetto diga. Infatti giovedì sera sono rimasto bloccato insieme a mio babbo, perché siamo venuti qua per cercare di pulire le fossette o qualcosa, per cercare di far defluire tutta l'acqua che era scesa giù. Che momenti sono stati? Abbastanza tragici. Eravamo qui la notte del giovedì sera e ero rientrato da poco con la bambina. È iniziato subito a alzarsi l'acqua, quindi abbiamo fatto le corse a cercare di salvare le macchine. Il tempo che rientravo giù il fiume era già straripato, c'era già l'acqua alle caviglie. Io ho fatto di tutto per cercare di rientrare in casa e non lasciare le bambine da sole, ma c'avevo le sassate, ma arrivavano da dietro. Poi abbiamo passato una nottata terrificante a sperare che tenesse la porta, che si era scardinata e entrava l'acqua, il fango che ha fatto da tappo, quindi fortunatamente non è entrata tanta acqua, ma la strada c'è 3 metri di vuoto davanti alla porta. Lei è incinta di 7 mesi, lo vediamo, bellissima, e tanta paura non solo per se stessa. Sì, soprattutto per l'altra bambina, perché ho una bambina di 4 anni che tuttora all'incubo, quindi alle 4 si sveglia urlando. È stata veramente dura, anche perché avevo le contrazioni durante la nottata, quindi ce l'abbiamo fatta, siamo qui, però è stata veramente una bruttissima esperienza, perché si sentivano tutti questi sassi da 100 kg sbattere sulla casa e rimbombava tutto. Non sapevamo come, ho dovuto mettere del cotone dentro le orecchie della bambina per non farla sentire.